Con le nostre telecamere vi siamo immersi nel vivo del mondo dei mercati rionali, Reggio Calabria e Scilla, con l'obiettivo di raccontare la realtà dei commercianti locali. Abbiamo avuto modo di incontrare diversi venditori, i quali con passione ed dedizione offrono un'ampia gamma di prodotti freschi di qualità provenienti dalla Calabria e non solo. Durante le nostre interviste, i commercianti hanno sottolineato l'importanza di scegliere prodotti locali e non solo per sostenere l'economia regionale, ma anche per garantire la freschezza e l'autenticità dei loro prodotti per i clienti. Ogni bancarella racconta una storia, un legame profondo con il territorio che si riflette nella qualità dei prodotti venduti. Un aspetto che ha soprattutto colpito i forti rapporti che si crea tra il venditore e i clienti. Non solo si tratta semplicemente di una transizione commerciale, ma un vero e proprio scambio culturale. I commercianti non si sono limitati a vendere i loro prodotti, ma prendono anche tempo per spiegare e caratterizzare ogni articolo, offrendo consigli come utilizzare gli ingredienti e suggerendo ricette per valorizzare meglio i sapori calabresi. È importante perché almeno le tradizioni, portiamo avanti le tradizioni, perché il salame casareccio è differente dal salame che fanno le industrie. I formaggi pecorini che abbiamo in Calabria sono formaggi che competono con certi formaggi del nord, sì, quindi abbiamo prodotti di alta qualità, le olive, la qualunque, l'andoia. Che vogliamo parlare? La stroncatura, la pasta tipica nostra calabrese che Anche perché aiutare le nostre aziende, aiutare la nostra. Oggi posti di lavoro, si poi deve comprare tutto reggino. mi sembra che nella Sì, vicina Sicilia stanno facendo questo. stanno facendo quello e quindi in Calabria dobbiamo iniziare a tirare un pochettino le redini e parlare di solo prodotti tipici calabresi. Possibilmente invitiamo la popolazione e i clienti di comprare il prodotto nella zona nostra, così almeno incrementiamo questa nostra nuova Calabria perché dobbiamo prendere fiato solto anche così. Ecco, qua siamo a Scilla, ecco, Siamo a la Scilla. cultura del mercato, ecco, ci ricorda il passato dei nostri avi. Ecco, ancora persiste che la gente viene a Sì, comprare nei la cultura mercati. del mercato non morirà mai perché c'è tanta gente che dicono che i mercati stanno per scomparire, invece noi dobbiamo iniziare a capire che comprare nel mercato vuol dire aiutare tante persone a tirare avanti perché è giusto. Anche noi abbiamo tantissime tasse, tantissime spese da fare. E in più cercare di ampliare questa tipologia alle persone di andare avanti. La Poi, bella cosa che date la cosa, con le persone avete questo sì, modo qui di abbiamo dialogare, di tutti i raccontarvi. clienti. I clienti sono una famiglia. Quando vengono qua, dialoghiamo e allo stesso tempo consigliamo, perché è giusto consigliare anche il cliente a comprare il prodotto di alta qualità e dare sempre il prodotto fresco per fresco. Qui al mercato il cliente quando viene già sa quello che deve comprare perché è abituato con la roba buona, quindi allo stesso tempo. È vero, signor? Sì, Ecco, sì. bravissimo. È vero, signora, ciò che ha detto È tutto Roberto. fresco qua, è tutto genuino e Ecco, gustoso. Noi veniamo sempre qua al mercato. bravo. Quindi lei non va nei centri commerciali, Ma qua meglio, preferisce i meglio. mercati. Sì, è più bello. Anche perché c'è il dialogo con chi Sì, vi sì. propone il prodotto. Prodotti del territorio vuol dire aiutare la nostra terra, perché così facendo, diciamo, il denaro circola invece di andare a comprare roba che viene da fuori, ovviamente nel limite del possibile, sarebbe l'ideale comprare prodotti in territorio per aiutare le aziende che sono nel territorio. Ovviamente noi principalmente lavoriamo lo stocco che non è un prodotto del territorio, però comunque ci dà da mangiare perché noi prendiamo il prodotto e lo trasformiamo, quindi non facciamo una vendita diretta, c'è un lavoro dietro dove sono coinvolte diverse persone. Ecco, comprare al mercato, vediamo che la gente viene perché voi date il contatto diretto, spiegate il prodotto, date. La cosa bella del mercato è questa, come anche nei negozi, voglio dire. Non c'è più la freddezza di andare al supermercato dove non conosci nessuno, dove Il comunque prodotto già bistrizzato, lo prende, lo mette nel carrello. compri, Mentre qui dialogate con il. nessuno ti dà un consiglio. Noi qui Ecco, dalla ricetta al problema che la signora ha, che ti racconta. raccontiamo anche i prodotti, dove ci sono prodotti che coltiviamo noi. Le tecniche di coltivazione, le tecniche di trasformazione dei prodotti, sono tutte cose. Quindi lei ha anche la passione per gli ortaggi? Sì, certo. Sono prodotti suoi questi? Questi sì, non tutti ovviamente, però
parecchi ce ne sono dei miei. È una passione, appunto. Il mio lavoro è quello dello stocco. Però dice la passione per gli Sì, ortaggi. mi sono appassionato, è una cosa che mi piace fare. Poi studio tutte, diciamo, queste tecniche biologiche per cercare di non mettere roba, pesticidi, queste robe qua. È un autodidatta, però Sì. Ormai con YouTube di uno si fa una cultura in tutto, ci vuole solo la passione e la volontà.